Noi siamo fatti di energia e quindi la loro energia vive attraverso la cultura che hanno lasciato. Naturalmente credo che siano stati dei prescelti, perché Pino Ranieri è un prescelto nella vita, come Renato Carosone. Sono artisti come Totò, come Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, sono degli artisti stranamente inutile, no? Tu sei qui, sei un corpo, vai via e poi di te non c'è niente più. Io sono convinto che tutto resta qui, resta nel respiro del mondo, perché la nostra, spesso soprattutto in questo periodo, come a me capita, quando perdi un tuo caro, c'è cioè una sedia vuota e quella sedia vuota si appoggia proprio qui al cuore e stai male. Però noi siamo in questa meravigliosa vita, siamo di passaggio. E tutto quello che noi costruiamo se lo ritroveranno anche i nostri figli, i nostri nipoti, chissà quante anime meravigliose, quanti amori, miliardi di amori che nasceranno ancora. Quindi godiamoci questa vita meravigliosa, perché c'è tanta gente che in questo momento non gode tanto, perché non riesce a godere, non riesce a sorridere, non riesce a sopravvivere. Chi vive di solitudine, chi vive negli ospedali, chi vive forse probabilmente avendo fatto degli errori nelle case circondariali. Quindi è un momento anche difficile, perché guarda caso noi pensiamo solo ed esclusivamente al momento dell'unione familiare, solo del periodo di Natale, ma invece secondo me dovrebbe essere Natale tutto l'anno, perché la famiglia è un punto di riferimento per ognuno di noi. Quindi se noi costruiamo bene per i nostri figli cresceranno come fiori belli. Noi si rivolge al Padre Eterno e dice: perché proprio a me, Padre Eterno? Ma il Padre Eterno che cosa c'entra? Siamo noi che facciamo la vita. E quindi ecco perché dico: godiamoci la vita, godetevi, godiamoci tutta la vita. Anche nei momenti brutti, tu non puoi riconoscere quello bello se non vivi quello che è brutto. Più qual è la
Grazie a tutti.